mister, siamo qui al termine del derby, Accademia Pavese 0, Pavia 1. Un match che nonostante il risultato, anche un pareggio non sarebbe stato sbagliato, dato quello che abbiamo visto in campo. Sì, sì, partita equilibrata, combattuta, leale. E sono le partite che è bello giocare e buona cornice di pubblico, quindi questo fa sempre bene allo sport. Poi in campo, purtroppo per noi, la partita è andata male, abbiamo preso un gol con difesa schierata, potevamo difendere meglio di reparto e invece non l'abbiamo fatto. Di conto abbiamo avuto tre occasioni per poterla buttare dentro, bravo il loro portiere, anche alla fine abbiamo preso una traversa, ci abbiamo creduto fino alla fine, poi non scoprivamo oggi il Pavia, squadra seconda in classifica, non a caso. Però ai ragazzi non posso dire nulla, cioè hanno fatto soprattutto in non possesso veramente veramente bene, uscite fatte bene, con i tempi corretti, mai un'imbucata, mai una palla che siamo andati in difficoltà, tranne che sul gol, quindi dobbiamo lavorare su questo e davanti i gol arrivano, perché poi se vado a guardare le statistiche noi soprattutto in casa abbiamo sempre fatto bene, sia oggi che domenica scorsa abbiamo perso 1-0 immeritatamente, dove ci poteva stare anche il pareggio, quindi dobbiamo lavorare e basta, non c'è nient'altro da aggiungere. È un Bargigia piuttosto nervoso, comunque dato anche gli animi abbastanza accesi in campo, che è uscito, è stato sostituito da Castiglio che torna al calcio giocato dopo tanti mesi. Sì, con Bargigia avevo parlato prima della partita, sapevo che per lui era una partita un po' più sentita rispetto agli altri, lui è di Pavia, ha giocato per il Pavia, oggi gioca per noi, quindi era una partita che avrebbe potuto pagare dal punto di vista sentimentale, perciò gliel'avevo detto prima della partita, ha preso un'ammonizione dove per un intervento di gioco non è stato imprudente, però queste partite qua, quando sei ammonito, quando giochi sulla seconda palla, sai che molte volte puoi arrivare magari in ritardo, allora ho preferito toglierlo e mettere un po' più di sostanza e quantità, che è quella che ti dà Castiglio. Poi era giusto che giocasse perché si è allenato bene e veniva da 3 mesi che era fuori, quindi era giusto farlo giocare. Ci aspettiamo di vederlo titolare nelle prossime domeniche, allora? Ora vediamo martedì come stanno, poi ci alleneremo, prepareremo la partita con il Club Milano, perché sarà un'altra partita complicata e vedremo poi settimana prossima chi giocherà o meno. Va bene, grazie mister. Buon pomeriggio, siamo qui con mister Tassi al termine del derby Accademia Pavese Pavia. 3 punti portati a casa su un campo difficile e... È stato un derby combattuto, tirato fino al 95esimo. Primo tempo, secondo me, loro hanno cambiato un po' la disposizione, che mi aspettavo giocassero in un modo, invece sono stato bravo il loro mister a giocare in un altro modo. Noi eravamo un po' in difficoltà, anche se poi abbiamo corso dei rischi, però non siamo stati bravi come nel secondo tempo, dove invece nel secondo tempo volevamo vincere la partita, credo che... Nel secondo tempo il Pavia ha fatto veramente un'ottima gara, l'abbiamo sbloccata 10 minuti dalla fine e poi abbiamo avuto 2 palle per chiuderla, una addirittura clamorosa, poi queste partite quando non le chiudi viene fuori che all'ultimo secondo c'è una mischia e il nostro portiere devia la palla sulla traversa e questo è il succo anche di un derby bello, combattuto, pieno di gente. Devo fare i complimenti ai miei giocatori. Devo fare i complimenti a Stroppa perché è un ragazzo che ho portato da San Colombano e, come ho detto, ha giocato 30 minuti quest'anno, ha fatto 3 gol perché arriva da un infortunio, di una pubalgia. Adesso è guarito, abbiamo una freccia in più perché Jose io lo conosco ed è un giocatore che ci può dare una grossa mano, come oggi è entrato e diciamo che è stato determinante. È stato un bel Pavia, ma devo fare complimenti anche all'Accademia Pavese, al loro allenatore e alla loro società, perché sono veramente... un'ottima società, un'ottima squadra. Dicevo prima che loro hanno 22 punti, ne hanno fatti 17 su questo campo, per cui questo la dice tutta anche del valore di questa vittoria. Per il resto noi dobbiamo pensare a fare il nostro campionato e non avere nessuna obbligatorietà, diciamo così, perché a questa squadra io continuo a ricordare che 6 mesi fa
nessuno di questi ragazzi si conosceva, abbiamo messo in piedi questa squadra, dobbiamo essere fieri, orgogliosi e contenti di quello che stiamo facendo, ma anche il pubblico lo è, perché vedo che c'è un entusiasmo che erano, io sono di Pavia, erano diverse stagioni che non si vedeva questo attaccamento del tifo, della curva e dei tifosi, quindi il merito è di questi ragazzi qua. Andiamo avanti, come ho detto, fino all'ultimo secondo di questa stagione noi lotteremo per un traguardo importante, poi speriamo di centrarlo, faremo di tutto per centrarlo. Un'ultima cosa, oggi ha pescato dalla panchina il gol vittoria con Stroppa, è stato molto bravo a buttare nella mischia, ad amalgamare i nuovi acquisti comunque della sessione invernale di calciomercato. Secondo lei un obiettivo da inseguire a livello di squadra per poter comunque proseguire nel campionato? Un obiettivo da inseguire, è chiaro che ci troviamo secondi in classifica e non dobbiamo mollare, dobbiamo cercare di fare la corsa anche per raggiungere il primo posto, però dobbiamo anche riconoscere che noi abbiamo 43 punti, la Vogherese mi sembra che ne ha 47, noi siamo a zero in media inglese, la Vogherese mi sembra che ha più 2, diciamo che è zero di media inglese, mi sembra che alla fine di ogni stagione, se finisce a zero in media inglese, non ha vinto solo il Napoli un anno perché la Juve ha fatto 100 passapunti, ma noi siamo in perfetta media inglese, anzi siamo giusti, abbiamo i punti che di solito servono a una squadra per arrivare primi, abbiamo davanti una squadra che sta facendo meglio di noi, che ha qualche punto più di noi, non meglio di noi, però hanno una vittoria in più, ecco. Però andiamo avanti, un passo alla volta. Mister, un ringraziamento a tutta la direzione di BPTV e una buona fortuna per il vostro grazie, obiettivo. Grazie, vi faccio i complimenti e buona fortuna, grazie mille.